stata un'esperienza molto interessante perché innanzitutto ha coinvolto più discipline, quindi abbiamo avuto un lavoro collettivo fra i vari insegnanti, quindi abbiamo avuto questa buona occasione di lavorare insieme. Poi, per quanto riguarda, io sono insegnante di arte e immagine, quindi adesso posso parlare della mia parte. Quindi è stato un lavoro molto creativo perché si è data piena libertà ai ragazzi di interpretare questo prodotto utilizzando dei materiali di recupero, materiali poverissimi che tutti quanti noi abbiamo in casa, stoffe, plastiche, bottoni, non so, oggetti che sono lì che non si sa che ci sono, poi nel momento in cui viene l'idea vengono utilizzati questi oggetti che non avevano una destinazione precisa. Quindi è stato un'esperienza positiva perché c'è di mezzo il recupero e la valorizzazione di materiali poveri e quindi abbandonati, a volte anche materiali che erano destinati al rifiuto. E non solo, abbiamo fatto un paio di elaborati, cioè uno polimaterico con i materiali che stavo accennando prima e un altro con invece utilizzando la tecnica del collage, per poi confezionare alla fine un ricettario con i vari lavori dei ragazzi. Poi un'altra cosa significativa è che non abbiamo fatto una scelta, abbiamo voluto inserire i lavori di tutti i ragazzi. Lo spunto ci è stato dato dalla dirigente, ci ha proposto di partecipare a questo concorso e abbiamo accolto con entusiasmo la proposta, anche perché poteva essere inserito benissimo in un percorso di cucina che avevamo già previsto per tutta la classe. Quindi abbiamo pensato un prodotto italiano come la bruschetta e il pane potrebbe essere inserito in questo progetto che facciamo con la classe e possiamo ampliarlo, come diceva il collega, con dei disegni, degli elaborati, la creazione di ricetta da parte loro che poi abbiamo anche realizzato con quei ragazzi. Questo è stato molto utile soprattutto per le persone della classe che magari non hanno, che hanno più difficoltà a esprimersi magari con la parola piuttosto che con altre cose, hanno avuto modo invece di spaziare, avere più libertà, di sperimentare e ognuno ha potuto dare quello che poteva dare secondo le proprie abilità, le proprie capacità e tutti insieme, pezzetto per pezzetto, un po' disegnando, un po' creando le ricette, un po' creando queste ricette e alla fine formando questo maxi ricettario ognuno ha potuto dare il suo contributo. Assieme ai loro insegnanti hanno fatto un bellissimo lavoro e hanno vinto il concorso, o sbaglio? Pare di sì. E quindi siamo contenti di avervi qua. Io rappresento anche Morato, che è l'azienda che ha organizzato questa cosa. Immagino che l'Expo siete appena entrati, no? Quindi non sapete ancora com'è, ma vi dico già che non è male. Avete già visto un po' di Expo? Bene. Vi è piaciuto? E quindi basta, che cosa vi posso dire? Buon ritorno a casa e partecipate anche l'anno prossimo, mi raccomando.